Carlo Della Ringa è presidente di REF Ricerche. Un tema fondamentale è quello degli investimenti e il servizio idrico. Qual è la situazione in Italia rispetto a questo argomento? C'è molto da fare. Dopo il referendum che ha impedito che nella tariffa venga incluso un'adeguata remunerazione del capitale, cioè i profitti, rimane pur sempre il problema di fare investimenti per i quali occorre recuperare capitale sul mercato dei capitali e naturalmente remunerare questi capitali. Quindi un problema di oneri finanziari ci sarà, quindi si discute su chi deve sostenere questi oneri finanziari, se attraverso il sistema delle tariffe o attraverso qualche anche aiuto pubblico, ma è importante investire per ragioni di efficienza e direi anche in questo particolare momento storico anche investimenti non farebbero male all'economia. Quando si parla di acqua è un tema sempre molto scottante, se ne discute, se ne dibatte. Qual è il futuro di questo tema in Italia? Insomma, qual è la situazione italiana? Certamente il referendum ha aperto un problema, ha chiaramente affermato il valore pubblico dell'acqua, però rimane il problema di produrre questo bene in modo efficiente, in modo da non gravare eccessivamente sulle tasche dei contribuenti di coloro che pagano questo bene. Quindi il problema è di organizzare la produzione e per questo occorre fare degli investimenti che mettono appunto un sistema, diciamo così, idrico che ha perso molti punti negli ultimi 10-20 anni e che deve recuperare gran parte del terreno perduto.